Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere qual è la mia routine che di solito effettuo per avere dei capelli morbidi e mossi, anche se io di natura ho capelli molto molto lisci. Ovviamente tutta questa è una ricostruzione perché io spesso non ho tutto questo tempo per prendermi cura dei miei capelli, quindi vedete anche che sarò truccata e assolutamente io non sono così a casa. Quindi questa è una ricostruzione perché comunque mi devo fare vedere da voi e non mi andava di farvi vedere totalmente senza trucco. Quindi è un metodo semplicissimo che tutti potete realizzare a casa. Innanzitutto utilizzerò un impacco per i capelli, in particolare io utilizzo quello che abbiamo fatto insieme con la ricetta che è semplicissimo, ormai è praticamente terminato, però con questa quantità che è quella della ricetta io ho fatto all'incirca un 3 impacchi, quindi comunque abbastanza buona come quantità. Se lo volete fare vi lascio il link nel box informazioni. Poi utilizzerò anche uno spray, sempre nella fase dell'impacco, che è uno spray che vi farò vedere tra un po' come si fa. Che è uno spray lisciante, districante e super nutriente, è pienissimo di sostanze fondamentali per i nostri capelli. E poi utilizzerò anche l'olio lisciante per i capelli, quello che abbiamo fatto insieme a base di olio di cocco. Vi lascio sempre il link nel box informazioni se lo volete fare. E poi vi darò anche tanti consigli per asciugare bene i vostri capelli senza farli rovinare, quindi senza farli danneggiare dal fono o dal pettine o dalla spazzola. In particolar modo io adesso li farò mossi e vi spiegherò anche un piccolo trucco per ottenerli mossi senza l'utilizzo di schiuma o di piastra o anche di ferro. Quindi adesso possiamo cominciare. Quindi adesso per prima cosa quello che io faccio è andare a legare i miei capelli con una coda, con un elastico, perché dato che ho i capelli grassi, io preferisco mettere soltanto il prodotto sulle lunghezze e sulle punte per evitare che poi si possa ingrassare troppo la cute. Quindi quello che vado a fare adesso è andare a spruzzare i miei capelli per inumidirli. Potete utilizzare uno spray per i capelli che già avete in casa, oppure semplice acqua di rubinetto. Io in questo caso sto utilizzando uno spray per capelli che ho fatto da me in casa, che è ricchissimo di attivi utili per ristrutturare il capello e che presto vi farò vedere come potete realizzare in casa perché mi sta proprio terminando. E ho messo all'interno di questa confezione di un prodotto di L'Oreal perché nebulizza molto molto bene. Quindi vado a spruzzare su tutto il capello. Quando i capelli saranno completamente bagnati, in caso per non consumare tutto quanto il prodotto, poi potete aggiungere un pochettino d'acqua. Io però ho utilizzato praticamente soltanto questo spray. Adesso possiamo andare ad applicare il nostro impacco. Questo è quello che ho fatto l'altro giorno insieme a voi, quello con il balsamo di Garnier. Se non ce l'avete, potete utilizzare qualunque altro tipo di impacco che magari siete soliti fare in casa, o comunque potete provare anche soltanto con un balsamo. L'importante è che abbia una buona quantità di ingredienti idratanti all'interno, altrimenti non servirà molto. Quindi vado ad applicarlo su tutti i capelli. Dopo che avrete messo l'impacco su tutti i capelli, adesso non dobbiamo fare altro che restare in posa almeno per 15 minuti. Quindi prendo un fermaglio, un classico fermaglio per i capelli, e li vado a bloccare in questo modo. E adesso posso tranquillamente continuare a studiare o a fare qualunque altra attività, quindi d'estate è anche più facile fare questo impacco perché non si rischia di ammalarsi. Altrimenti potete stare anche 10 minuti, però se state da un quarto d'ora a mezz'ora sicuramente l'effetto sarà ancora migliore. Quindi adesso ci vediamo dopo lo shampoo. Una volta fatto lo shampoo, io vi consiglio di restare il più possibile con un turbante. Questo perché aiuta ad assorbire l'acqua dal capello, quindi più lo tenete, più il vostro capello, quando toglierete il turbante, sarà asciutto e quindi ci vorrà anche meno aria calda per asciugarli. Quindi soprattutto per chi ha tanti capelli, magari molto lunghi, questo è un punto a favore per fare crescere meglio i capelli ed evitare di tagliarli troppo. Quindi adesso io vado a rimuovere il mio turbante. Io l'ho tenuto all'incirca per un quarto d'ora, forse anche di più perché ho ricevuto una chiamata.
Vedo che molte ciocche sono praticamente asciutte, non so se anche in videocamera si riesce a vedere, quindi è importante. Se avete il tempo di farlo, io vi consiglio di mettere il turbante. Se volete invece il mio parere sull'effetto dell'impacco, io sento i capelli molto molto più corposi e nutriti, quindi funziona benissimo. Io l'ho tenuto all'incirca per mezz'ora, tre quarti d'ora abbondanti. Quindi adesso vado ad asciugare i capelli mettendo il fono a una certa distanza dal capello, facendo muovere l'aria, quindi non la vado a direzionare soltanto in un punto in particolare. E poi la vado soprattutto a direzionare nella parte vicino all'attaccatura dei capelli, per evitare di bruciare le punte che comunque sono quasi asciutte. Adesso, prima che le mie punte si asciughino del tutto, vado ad applicare qualche goccia dell'olio lucidante e lisciante per i capelli, quello che ho fatto insieme a voi qualche mese fa con la ricetta. È semplicissimo da realizzare. Basta soltanto anche olio di cocco e olio essenziale di limone, eventualmente anche soltanto olio di cocco. Ne prendete un pochettino e lo mettete sulle punte. Io ne prendo qualche goccia e la vado ad applicare su tutte le punte, in questo modo. Applicandolo mentre i capelli sono ancora umidi, si andrà ad assorbire l'olio di cocco, altrimenti resteranno soltanto un po' più unti, anche se quest'olio comunque non unge tanto. E adesso continuo ad asciugare i capelli. Siccome voglio un effetto un po' più morbido dei miei capelli che sono molto molto lisci, vado a effettuare questo movimento così mentre li vado ad asciugare e poi li lascio umidi e li vado a legare con un elastico, quindi adesso vedrete bene come voglio fare. Altrimenti, se li avessi voluti fare lisci, avrei dovuto spruzzare su tutto il capello questo spray lisciante che vi ho fatto vedere precedentemente, che me li avrebbe subito lisciati e quindi mi sarebbe bastato pettinarli per farli più lisci. Io in questo caso non li pettino perché li voglio appunto mossi. Poi quando vi farò vedere questo spray come si fa, vi farò anche vedere l'effetto sui capelli spazzolati. Quindi ora che i miei capelli sono praticamente asciutti, sono asciutti nella parte vicino alla cute, però le punte le sento e le lunghezze ancora un po' umidice, hanno preso un po' di mosso perché mi sono particolarmente lisci, adesso vado a prendere un semplicissimo elastico e vado a attorcigliarli così tra di loro, non c'è una tecnica in particolare, dovete semplicemente fare come vi viene meglio e legarli con l'elastico. Magari può esservi d'aiuto anche utilizzarne più di uno, io già con uno sono abituata a farlo. E adesso sto così per una mezz'ora, un'ora, magari ogni tanto butto un po' di aria calda con il fono. E poi avrò completato, quindi avrò i capelli mossi senza l'utilizzo di schiuma, di piastra, quella per arricciarli, di ferro, di bigodini, di nulla, soltanto un elastico. Quindi ci vediamo più tardi. Quindi adesso è passata più di mezz'ora, all'incirca quasi un'ora a dire la verità, ho pure inserito un altro elastico che mi ha aiutato, adesso vedrete ci sarà una forma abbastanza mossa. Quindi adesso vado a togliere i miei elastici, li vado a rimuovere. Nel frattempo, mentre si asciugano i capelli e prendono la forma, potete completare di prepararvi se per caso dovete uscire, quindi è perfettamente realizzabile come metodo. State attente a non tirarvi i capelli e adesso vedrete che sono veramente molto molto mossi. Non so se così si riesce a vedere, soltanto questa ciocca mi è rimasta liscia, magari questa adesso la riprendo con il ferro, con la piastra, anche se io comunque li porto tutti da un lato. E quindi come potete vedere soltanto con un elastico, un semplicissimo elastico, sono riuscita ad ottenere un bellissimo effetto mosso. Quindi a me questo effetto piace veramente tanto, fatemi sapere se per caso lo provate, quindi se piace anche a voi.
I capelli sono morbidissimi e ho usato soltanto prodotti naturali fatti in casa, però potete anche utilizzare i prodotti che non sono fatti in casa, specialmente se sono ecobiologici, oppure potete anche utilizzare prodotti che non sono ecobio. Ovviamente i capelli vi riusciranno allo stesso modo. Quindi questo è tutto, spero che il tutorial vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima. Ciao!